Assurdo che un soggetto del genere sia libero e che nessuno faccia niente. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime. Allora, questa è una di quelle storie che mi ha fatto veramente arrabbiare. L'ho sentita già in passato, però per fare questo video ho fatto delle ulteriori ricerche e sinceramente non riuscivo a credere alla gravità dei crimini di cui andrò a parlare e a cosa è successo a questo criminale e come la giustizia non ha fatto giustizia. Ragazzi, in ogni caso, prima di iniziare con questo video, come sempre, vi chiedo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, perché aiutereste veramente questo canale a crescere. Vi ringrazio tantissimo per i commenti che sono arrivati la volta scorsa, mi piace davvero moltissimo sentire la vostra opinione al riguardo di questi crimini. Anche spesso mi condividete delle informazioni che sono emerse magari in seguito all'uscita del mio video, apprezzo moltissimo. Anche con questo caso, se avete nuove informazioni al riguardo, scrivetele nei commenti che mi fa molto piacere. Ma adesso iniziamo con questa storia. Non ho scelto a caso di parlare di questo crimine, ma ho scelto di parlarne proprio perché la scorsa settimana, che c'erano 3 giorni di vacanza, sono stato a Kobe e in questa città è avvenuto uno dei crimini peggiori della storia, forse del Giappone. Vi lascerò il video anche della città di Kobe, chi volesse visitarla, ho fatto una cena deliziosa, ve la lascio sull'altro canale. Vi ricordo che i miei video sul Giappone saranno pubblicati su questo canale che vi lascio qui, mentre su questo canale mi concentrerò principalmente su crime, quindi se mi seguite per i video sul Giappone vi consiglio di andarvi a iscrivere sul mio altro canale, mentre se vi interessano più video di crime rimanete qui perché su questo canale ogni lunedì e giovedì uscirà un nuovo video true crime in cui parleremo di queste storie. Il killer di cui andremo a parlare oggi è un killer che aveva solamente 14 anni quando ha compiuto queste azioni. E questa serie di omicidi li ha fatti nel 1997, tra cui questa ragazzina di 10 anni e questo ragazzo di 11. La cosa forse più scioccante di questa storia è che chi ha commesso questi crimini era un ragazzo delle scuole superiori, questo che vedete nella foto. E questo è stato proprio il crimine che ha portato anche la legislazione giapponese a modificare le proprie leggi, in modo da ridurre gli anni necessari per farsi carico delle responsabilità di crimini così gravi da 16 a 14. Tuttavia, questo ragazzo, quando ha compiuto questi crimini, ancora la legge non era stata cambiata e quindi diciamo che a lui sono stati dati tutti i privilegi, se vogliamo chiamarli così, di un minorenne e quindi questi crimini di cui si è macchiato non hanno inciso troppo sulla pena che poi sarà andato a scontare, ma ne parleremo di questo più tardi. Una cosa però molto importante è che il suo nome non è mai stato rivelato al pubblico. Ci sono delle voci che hanno affibbiato un nome a questo killer, però di per sé il nome non è mai stato rilevato al pubblico, infatti veniva sempre riferito a lui come Shonen A o ragazzino A. Alcuni dicono che il suo nome sia però Shinichi Azuma, tuttavia era anche conosciuto con il nome di Saito Sakakibara. In ogni caso andremo a parlare poi di questi nomi un pochino più in là nel video e capirete che significato hanno. Non sappiamo molto di questo ragazzo prima che commettesse questi crimini, l'unica cosa che sappiamo è che era mentalmente instabile e che ha torturato più volte degli animali, già dall'età di 12 anni. Per esempio distribuiva su una linea varie rane e poi andava a investirle con la sua motocicletta. Io ragazzi, se avessi saputo che un ragazzo si stava comportando così, mi sarei letteralmente allarmato, avrei fatto qualcosa, non avrei aspettato che commettesse dei danni più così gravi, perché una persona che si diverta a schiacciare le rane, ovviamente tanto normale non è. Cercava anche di catturare degli uccelli e gli tagliava il capo. E tra l'altro questa è una cosa bruttissima, però tagliuzzava anche i gatti per vedere che cosa c'era al loro interno, che poi che cosa ci sarà mai all'interno di un gatto. Aveva iniziato a portare queste armi, perché le possiamo chiamare armi, anche nella sua scuola, quindi questi coltelli, coltellini, eccetera, eccetera. E ha scritto nel suo diario, perché teneva un diario, che si sentiva, virgolette, più sicuro a portare con sé questi oggetti a scuola e tra l'altro anche, avete presente, se si metteva con le forbici a girarle su
sul dito e si sentiva come se fosse più potente in qualche modo, e sentiva come questo senso di comfort, diciamo, si sentiva più tranquillo. Tuttavia, crescendo, passando dai 12 ai 14, pian piano si era sempre più stufato di torturare e uccidere degli animali e aveva iniziato a fantasticare su che cosa avrebbe potuto fare una persona e quanto sarebbe stato più gratificante. Tra l'altro, era intorno a questo periodo che i suoi genitori gli facevano un sacco di pressione perché andasse bene a scuola, perché non so se sapete, ma in Giappone, finite le superiori, c'è questo grande esame che deciderà praticamente il vostro futuro, perché se voi farete bene questo esame potrete entrare in una buona università e quindi avrete il lavoro assicurato. Tuttavia non era assolutamente un buono studente, anzi aveva dei pessimi voti, e tra l'altro uno degli insegnanti ha anche riferito ai suoi genitori che era mentalmente instabile. Sembra come se i genitori non avessero dato peso alle parole di questo insegnante. Sapete un po' com'è quando si tratta del vostro figlio, a volte è difficile notare dei comportamenti che non sono del tutto normali, perché se lo amate magari non vi accorgete di determinate cose. Tra l'altro, piccolo fatto interessante anche sulla mia vita: sapete che una maestra delle elementari aveva detto a mia mamma che da grande sarei diventato un delinquente, quindi vedete, non sempre hanno ragione, almeno non credo di essere ancora diventato un delinquente, però diciamo che sono situazioni che succedono. Talvolta gli insegnanti hanno ragione, talvolta i genitori hanno ragione magari a lasciare che un bambino cresca in modo più fantasioso e usi la sua fantasia. Ovviamente però io non mi mettevo ad ammazzare le rane, ecco, questa è una grande differenza. In ogni caso, continuiamo con questa storia. Il 10 febbraio del 1997 Azuma attaccò due minorenni con un martello, e uno di questi due bambini è stato messo in ospedale per 2 settimane. Nel momento in cui aveva attaccato questi due ragazzini, Azuma stava indossando l'uniforme della sua scuola, e sembra che uno dei due ragazzini abbia riconosciuto di quale istituto quell'uniforme facesse parte e quindi di conseguenza dove questo ragazzo andava a scuola. E sembra che il genitore di una di queste due ragazzine sia andato dal preside della scuola dicendo che uno di questi ragazzi ha attaccato la sua bambina e quindi voleva vedere. Avete presente che, non so se ci sono anche in Italia, però in Giappone, come anche in America di per sé, ci sono questi yearbook in cui praticamente ci sono le foto di tutti i compagni di classe, e quindi volevano vedere chi fosse uno dei suoi compagni. Tuttavia non so se per qualche motivo di privacy o altro, però il preside non diede questa possibilità a questo genitore, e quindi a questo genitore non è stata data la possibilità di rintracciare chi fosse questo ragazzo. La storia è veramente strana, perché voi penserete che in questo momento la polizia sia stata chiamata in causa in una situazione del genere, non che il genitore dovesse andare dalla scuola a chiedere di poter vedere questo yearbook. Tuttavia, per qualche motivo, magari la legge era diversa nel 97, però le indagini non hanno portato a questa scuola, o magari la polizia non voleva che questa bambina identificasse il ragazzo sbagliato e quindi non voleva mettersi nei casini per qualche motivo. Tuttavia è veramente terribile, perché se magari questo ragazzo fosse stato trovato subito, si sarebbero potuti evitare una serie di crimini veramente terribili, di cui poi andremo a parlare a breve. Il 16 marzo Azuma attaccò altre due ragazzine durante l'ora di pranzo. La prima era Ayaka Yamashita, la quale è stata colpita con un oggetto metallico e aveva 10 anni, mentre l'altra aveva 9 anni ed è stata colpita nello stomaco con un coltello. Entrambe furono portate in ospedale e sfortunatamente una delle due, Yamashita, perse la vita. L'altra ragazza invece è rimasta in ospedale per 2 settimane e fortunatamente è sopravvissuta. E la cosa più spaventosa è che questo assassino ha anche scritto sul suo diario che tutto quello che stava facendo era fare degli esperimenti e voleva vedere quanto un cranio di un umano fosse fragile. L'ho colpita più volte, ma ero troppo, diciamo, eccitato all'idea di vedere che cosa sarebbe successo, e quindi ho finito per toglierle la vita. E il 23 maggio ha anche aggiunto quest'altra nota al riguardo di questo assassino dicendo: questa mattina mia mamma mi ha detto che, poverina, quella bambina deve essere morta, probabilmente avrà sentito questa notizia dai notiziari. E inoltre ha scritto che non c'era nessun elemento che avrebbe ricondotto quel caso, quel Jiken,
a lui e quindi era molto contento che non sarebbe stato preso o arrestato. E qui, tra l'altro, ha anche scritto il nome di una divinità che non ripeterò per una serie di motivi, e comunque ha detto che grazie per avermi protetto, quindi sembrava come se fosse controllato da un demonio o che avesse qualche culto piuttosto strano. In ogni caso, 2 mesi più tardi, il 27 maggio, attaccò un altro studente, questo studente qui di 11 anni, di una scuola vicina alla sua. Il suo nome era Jun Ase e, ragazzi, non so come dirvelo, ma solo vedere la sua foto mi rende, non lo so, gli occhi pieni di lacrime a pensare che questo ragazzo, che aveva tutta la vita davanti a sé, le è stata rubata per via di questo essere ignobile, che non posso neanche definire uomo perché è veramente schifoso. Quello che ha fatto è di un'atrocità allucinante e non so davvero come posso descriverlo in questo video, ma cercherò di farvi capire quello che è riuscito a fare. Ragazzi, preparatevi perché ci sono veramente adesso una serie di dettagli che cercherò di fornirvi nel modo meno grafico possibile, ma ci sono delle cose che vanno dette perché è una storia talmente assurda, soprattutto per quello che gli è successo dopo. In ogni caso, quello che ha fatto è stato, lo ha strangolato, poi con una sega le ha tagliato un po' tutti gli arti, inclusa la testa. Ha preso la testa e se l'è portata in un bagno. Quello che comunque i media hanno detto è che si è chiuso dentro il bagno con la testa di questo bambino e ha fatto qualcosa che è ancora più dispregevole di quello che era la morte. Vabbè ragazzi, questo è tutto quello che voglio dire al riguardo. Dopo che ha finito questa sua attività, ha portato il capo alla scuola dove questo ragazzo andava e l'ha lasciata all'entrata verso l'una di notte. La mattina seguente il bidello, fortunatamente il bidello, ha trovato questa testa prima che gli altri studenti arrivassero e all'interno della sua bocca ha trovato un messaggio di questo criminale e lui si è firmato come Sakakibara Seito. Il suo nome è una specie di anagramma i cui vari caratteri hanno questi significati: alcol, diavolo o demone, insomma, rosa e battaglia. Comunque, in ogni caso, quello che lui ha scritto è: questo è l'inizio di un gioco, prova a prendermi se ci riesci. Voglio davvero vedere quante persone riuscirò ad uccidere. È davvero una cosa che mi rende eccitato all'idea. Mi aspetta un'amara sentenza. Voglio vedere se il vostro giudizio sarà così amaro nei miei confronti. I media hanno parlato moltissimo di questa storia perché, comunque, immaginatevi, nessuno studente era al sicuro con un killer del genere che si aggirava nelle strade e nessuno lo sapeva identificare. Successivamente, il 6 di giugno, una redazione che pubblicava un magazine di Kobe ha ricevuto una lettera, anche questa firmata con il nome di questo killer. La lettera era molto lunga, era circa 1400 caratteri. Comunque dovete capire che quando voi scrivete in giapponese 1400 caratteri sono tante informazioni, non è come scrivere 1400 lettere in italiano, erano 3 pagine tutte scritte in rosso. E anche qui ha iniziato dicendo: questo è l'inizio di un gioco, sto mettendo la mia vita a repentaglio solo per poter portare avanti questo gioco. Se venissi acchiappato, probabilmente mi impiccherete. Dovreste essere più arrabbiati e dovreste metterci più energia nel cercare di prendermi. È solamente quando uccido che mi sento liberato da questo dolore che io sento dentro. È solamente quando riesco ad infliggere alle altre persone del dolore che sento come un senso di liberazione da quello che provo, il mio dolore. In questa lettera, tra l'altro, anche smuoveva delle forti critiche contro il sistema educativo giapponese. Il giornale ha pubblicato questa sua lettera, tuttavia, nel pubblicarla ha fatto un errore in uno dei caratteri del suo nome e tutto ciò ha fatto davvero arrabbiare il criminale. Ha scritto una nuova lettera, questa volta alla polizia, dicendo che se avessero sbagliato di nuovo a dire il suo nome, avrebbe ucciso 3 persone adulte e che non era in grado solamente di uccidere dei bambini, ma poteva uccidere chiunque. E queste sono le sue parole: se pensate che uccido solo bambini, vi state sbagliando di grosso. Tuttavia, il 28 di giugno questo uomo è stato arrestato. Non ci sono stati dati una serie di informazioni su come è stato trovato questo uomo, tuttavia molti sostengono che probabilmente queste lettere hanno lasciato una traccia che è stata abbastanza per i poliziotti per poter trovare e incriminare questo uomo. La cosa importante è che sia stato acciuffato, ha confessato subito i 2 omicidi e anche di aver ferito le altre 3 persone. Il processo è andato avanti, tuttavia durante questo processo è stato sempre trattato come un minorenne
e quindi la pena è stata molto inferiore di quella che avrebbe ricevuto se questo ragazzo avesse avuto 16 anni invece che 14. Durante tutto il processo non è mai stato identificato, è stato chiamato sempre come Shonen A, quindi ragazzo A, eppure oggi, anche se in realtà il suo nome è stato un po' divulgato attraverso i media, legalmente a lui ci si potrebbe riferire solo come ragazzo A. In ogni caso, ragazzi, non mi interessa, secondo me il suo nome deve essere detto, perché se sentirete la sentenza a cui andate incontro, sono sicuro che sarete estremamente arrabbiati e sarete d'accordo con me che giustizia non è stata fatta. Penso che sia stato veramente uno dei casi che meno ha portato giustizia tra tutti quelli che ho trattato finora. Ma sostanzialmente, dal momento che lui era un minorenne, non poteva essere ritenuto responsabile di quello che lui ha compiuto. Anche se sappiamo benissimo che sapeva esattamente quello che stava facendo, a giudicare dalle lettere, cioè non possiamo dire il contrario. Cosa pensate? In ogni caso, è stato messo in riformatorio, è stato tenuto lì in detenzione per vari anni, ma nel 2004, l'11 marzo, è stato fatto uscire, è stato comunque con delle probation, non mi viene la parola in italiano, ve la scrivo qui. E poi il primo dell'anno del 2005 è stato dichiarato un uomo libero. 2005. Lui ha commesso questi casi criminali nel 97 e nel 2005 era già libero. A me sembra assurdo. Quindi lui ha passato solamente 7 anni al riformatorio. Non lo so, è terribile. Sembra che comunque quando è uscito abbia un pochino riallacciato i rapporti con la sua famiglia, ma adesso sono molti anni che gli altri componenti della sua famiglia non sanno nulla di lui e che cosa stia facendo. Ci sono delle persone che dicono che lui si trovi adesso in Matsuyama o Saitama, che per chi non lo sapesse è subito sopra Tokyo, quindi non troppo lontano da qui, ma nessuno sa esattamente dove questo uomo si trovi. Ma potete capire che lui è rimasto in riformatorio solo 7 anni e quando è uscito dal riformatorio aveva 21 anni. È così giovane a 21 anni. Praticamente aveva la sua intera vita davanti ai suoi occhi, quella stessa vita che però non hanno avuto la possibilità di vivere quelle due persone di cui ha segnato la sua fine nel modo così atroce come ne ho parlato prima. È una cosa veramente malata, cioè io non riesco a capire come questo ragazzo possa essere stato liberato a 21 anni. E tra l'altro non poteva mancare nel 2005 anche un libro, ovviamente. Questo libro ha creato un sacco di critiche, soprattutto da parte delle famiglie delle persone che lui ha attaccato, che appunto non volevano rivivere la tragedia. E la cosa ancora più assurda è che questo ragazzo ha ricevuto tutte le royalty che sono arrivate da questo libro, quindi tutti i compensi. E sembra che sia riuscito a mettere da parte più di 100.000 dollari dalle vendite di questo libro. È veramente schifoso che abbia fatto tutti questi soldi e abbia commesso questi crimini così gravi e sia libero, cioè non riesco a capire come tutto questo sia possibile. E tra l'altro ha anche fatto un sito web in cui promuoveva questo suo libro e qua vi posso fare vedere delle foto, ma sono veramente strane, diciamo così, cioè fanno abbastanza ribrezzo. Molte non le posso far vedere su YouTube, ve ne faccio vedere solo alcune. Guardate, cioè non lo so, io quando le ho viste mi hanno fatto veramente venire il volta a stomaco, cioè non capivo, non lo so, erano un grottesche a dir poco, cosa ne dite? Più che grottesche le immagini in sé, era il fatto che sia stato questo uomo che si sia macchiato di questi crimini così gravi a poterle pubblicare. Vabbè, ragazzi, questa più o meno è la storia. Al momento questo uomo dovrebbe avere sui 38 anni, è libero in Giappone. La cosa più spaventosa è che anche sul suo sito ha scritto che ancora vive delle allucinazioni e che vive in un mondo tutto suo e che immagina cose che realmente non esistono. A volte mi chiedo se in questo momento lui stia vivendo in completa solitudine o se magari è sposato e si sia costruito una famiglia. E sinceramente la cosa che più mi fa paura è che è come se fosse una bomba ad orologeria che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Perché comunque è una persona che è fantastica su poter fare questi esperimenti sulle persone, come lui stesso dice nel suo sito, ancora vorrebbe rivivere quei momenti, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, è assurdo che un soggetto del genere sia libero e che nessuno faccia niente o che non lo controllino. Io credo che se veramente avesse dei rimorsi, l'ultima cosa che avrebbe fatto sarebbe stato fare un libro o uploadare queste foto sul suo sito web o scrivere queste, diciamo, descrizioni della sua persona, eccetera, eccetera. E io mi chiedo
come la polizia si sia sentita, o comunque chi ha condannato tra virgolette questo ragazzo a solo 7 anni di carcere, mi chiedo come possa guardare negli occhi magari quelle famiglie che si sono viste il loro figlio e la loro figlia strappata dalle loro vite in modo così scabroso, e poi oltre al danno la beffa, perché scoprire che praticamente questo ragazzo è libero. Ragazzi, in ogni caso questo caso mi ha assolutamente scioccato. Condoglianze alle famiglie, alle vittime. Mi dispiace veramente tantissimo che questi casi siano avvenuti. Mi dispiace veramente tantissimo per queste famiglie. Ragazzi, questa era la storia. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Se volete altri video come questo, come sempre, lasciate un mi piace. Vi lascerò qui una playlist con tutti i video. Ho iniziato a numerare questa serie di crimini che tratterò, principalmente in Asia, principalmente in Giappone. E spero di vedervi nel prossimo video. Ciao!